Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Sensiblex. A cosa serve? Sensiblex ha un medicinale veterinario a base del principio attivo denaverina cloridrato, appartenente alla categoria degli ginecologici. Diversi e nello specifico altri ginecologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Elanco Italia S.p.A. Sensiblex può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baix Pharma. Concessionario: Elanco Italia S.p.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: denaverina cloridrato. Gruppo terapeutico: ginecologici. Diversi. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Sensiblex 40 mg/ml soluzione iniettabile per bovini 1, flaconcino 50 ml. Principio attivo: denaverina cloridrato 40,0 mg/ml, equivalenti a 36,5 mg/ml di denaverina. Indicazioni: vacche, manze. Agevola la dilatazione dei tessuti molli del canale del parto nei casi in cui la sua apertura risulti insufficiente. Regola le contrazioni uterine negli animali con contrazioni della muscolatura ipertonica dell'utero. Manze. Agevola la dilatazione dei tessuti molli del canale del parto per facilitare il parto stesso. Posologia per uso intramuscolare. Manze. 10,0 ml di prodotto, 400 mg di denaverina cloridrato barra animale. Vacche. 10,0 ml di prodotto, 400 mg di denaverina cloridrato barra animale. Scelta del momento di somministrazione del medicinale veterinario. Utilizzo nelle manze per agevolare il parto. Il medicinale veterinario deve essere somministrato non appena parti del feto si trovano all'interno del canale cervicale e la pressione addominale ha già iniziata. Utilizzo nelle manze e nelle vacche per agevolare la dilatazione dei tessuti molli del canale del parto. Il medicinale veterinario può essere somministrato non appena il medico veterinario determina l'apertura insufficiente del canale molle del parto. Consultare anche i paragrafi 5 controindicazioni e 12 avvertenze speciali del foglietto illustrativo. Laddove non si raggiunga la dilatazione completa, la somministrazione può essere ripetuta una seconda volta dopo 40-60 minuti. Tempi di sospensione. Bovini. Carne e visceri: 1 giorno. Latte: 24 ore. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.